Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Oggi è per me un privilegio essere qui a parlare del tema del RoboAdvisor, che è un tema di attualità, molto di attualità, non solo a livello italiano, ma anche e soprattutto a livello mondiale. Io non rappresento un intermediario tradizionale e nemmeno rappresento un intermediario di nuova generazione, quindi un RoboAdvisor, ma semplicemente una componente dell'asset management. Componente però che come BlackRock e in particolare come iShares è molto coinvolto in queste tematiche. Basti pensare che quasi la totalità dei portafogli dei RoboAdvisor a livello globale sono costruiti tramite ETF. Quindi diciamo, noi come leader mondiale degli ETF siamo e saremo sempre più coinvolti in queste tematiche. Poi vediamo anche un po' cosa abbiamo fatto in Italia. Allora, successivo. Per dare un quadro del mercato dei RoboAdvisor, magari lascio la parola a coloro che parleranno dopo di me, perché sicuramente conoscono meglio il mercato. Però volevo magari dare due indicazioni anche per capire poi su cosa si basano le dichiarazioni di cui andremo a parlare. Allora, innanzitutto ci basiamo su dati provenienti da Stati Uniti. Il mercato di RoboAdvisor è molto piccolo, quello europeo ancora di più, quindi parliamo soprattutto di dati che provengono da Stati Uniti, che però sono simili anche a quelli europei. La prima considerazione che riguarda gli asset gestiti, quindi le previsioni, girano molte previsioni sulla crescita dei RoboAdvisor, sugli asset dei RoboAdvisor. Noi abbiamo inserito questo qua che è a un anno, e vedete che si tratta ancora di un mercato piccolo, mancano i dati di Charles Schwab e Vanguard qua, quindi sono i puri RoboAdvisor, sono ancora piccoli, la crescita è elevata. Non abbiamo inserito la crescita dei prossimi anni, perché quello che abbiamo notato quando parliamo di questi nuovi trend, soprattutto nell'era della tecnologia, è che molto spesso poi la realtà supera l'immaginazione. L'abbiamo visto noi con i primi anni col mercato di ETF. Quindi è difficile fare previsioni, ma se c'è una previsione certa è che questi servizi cresceranno di molto. Al momento vi sono tre, diciamo, clusters di società, quindi queste start-up, queste società che offrono questi servizi digitali. Sono la prima, lo vedete in alto, sono coloro che offrono fondamentalmente dei managed account gestiti con ETF. Poi abbiamo coloro che aggregano più conti e poi danno una consulenza, diciamo, olistica su tutto il portafoglio, e poi abbiamo degli asset manager, chiamiamoli alternativi, che tendenzialmente offrono dei portafogli tematici. Questo, ripeto, l'ho semplificato molto, non ho visto le presentazioni, sono sicuro che poi ne parleremo meglio dopo, no, con gli altri speakers. Però a me faceva piacere fare alcune considerazioni su quello che succede al momento sul mercato. Quindi abbiamo detto dei dati degli Stati Uniti. Ci sono delle evidenze, ci sono già dei trend che emergono. Noi abbiamo cercato di, quello che chiamiamo punti di attenzione, di magari chiarire dei trend, cosa sta succedendo, cosa succede, cosa pensiamo noi e cosa stiamo facendo in alcuni casi a livello proprio del nostro paese e quindi dell'Italia. Allora, innanzitutto abbiamo notato che e pensiamo che in questo momento offrire un servizio di robo advisor, quindi consulenza automatizzata che comprenda tutti i prodotti come sottostanti, sia molto difficile e inefficiente. Quello che abbiamo notato è che al momento, non sto dicendo nel futuro, in Italia, al momento sono da privilegiare soluzioni di gestione patrimoniali, e quello che abbiamo notato è che queste sono implementate principalmente con ETF. Quindi questo è un primo punto di attenzione, diverso sarà il futuro. Poi la seconda considerazione riguarda la tipologia di investitori.
Nella slide originaria, che mi hanno aiutato i colleghi naturalmente, c'era anche l'investitore, chi sono gli investitori, quella tipologia di investitore, c'era anche la parola giovani. Io l'ho fatta levare perché magari negli Stati Uniti i giovani hanno il denaro da investire, qua non ce l'hanno. Non significa che in Italia i meno giovani non utilizzino questi servizi, e quindi ci aspettiamo che utilizzino queste nuove tecnologie, chiamiamole così. Però un dato di fatto è che abbiamo un segmento di clientela anche molto ampio che è sottoservito. Pensiamo alla clientela retail, pura retail. Quindi qui vi è un potenziale enorme da parte delle banche retail, anche reti di promotore finanziario, dal mio punto di vista saranno le banche retail, che dovranno implementare dei servizi di advisory digitalizzata per servire questi segmenti di clienti con un ammontare di denaro investito non elevato. Questo non esclude che anche coloro con più denaro si servano delle stesse banche. Questo non esclude che ci sarà una fetta, che io non so dire quanto sia consistente, di investitori che si serviranno dei puri robo advisor, quindi soggetti che non sono all'interno di banche o di reti, ma ci saranno delle start-up, soggetti che sono già presenti sul mercato o che saranno presenti. Qui non lo escludo, come ci sono gli investitori fai da te. Però è necessario che anche gli istituti bancari inizino a pensare a questi nuovi concetti, e lo stanno facendo. Anche noi stiamo già lavorando con alcune banche, quindi ripeto, io vi parlo della realtà, dei fatti, di quello che succede in Italia oggi. Poi c'è un altro tema, quello dei bassi costi, e questo è un dato di fatto a livello mondiale, e c'è qua in Italia lo sentiamo ancora meno. Io mi auspico che questo segmento sottoservito di clientela retail sia servita meglio a costi decenti in futuro, e penso che questo possa avvenire grazie soprattutto alla tecnologia, perché se pensiamo a servizi personalizzati è più complicato. La tecnologia dovrebbe aiutare tramite economie di scala a offrire questi servizi anche a loro. Detto ciò, rimarrà poi la segmentazione, rimarranno i private banking, quindi con servizi personalizzati, family office e quant'altro. Quindi non è una cosa che sto dicendo esclude lo status quo o quanto può avvenire, però ci sono queste nuove tendenze. Poi il secondo aspetto, che riguarda diciamo le nuove società in generale, è quello del B2B. Quindi se noi inizialmente abbiamo pensato a delle società che offrono direttamente agli investitori privati questi servizi, quello che noi vediamo è che ci saranno sempre più società che saranno specializzate nell'offrire a intermediari esistenti, che ricordo hanno già i clienti, mentre nel primo caso non è così, offriranno dei tools per servire meglio i clienti esistenti. Quindi sono società che esistono adesso o che non esistono ancora, quindi qui dal mio punto di vista c'è molto spazio. Noi, come vi dicevo, ci siamo già mossi, abbiamo lanciato un servizio di robo advisor con Investbanca, e offriamo delle gestioni patrimoniali che diciamo, sono implementate unicamente in ETF di iShares, e lo facciamo o direttamente sui privati oppure tramite altri intermediari. Quindi in questo caso, nel primo caso, parliamo di robo investing, quindi gestioni automatizzate, quindi non è il concetto di robo advisor, consulenza personalizzata, ma è gestione automatizzata, primo caso. Nel secondo parliamo di robo for advisor, e quindi offriamo questi tools, queste piattaforme, queste tecnologie agli intermediari esistenti, come vi dicevo prima, che sono banche, abbiamo già chiuso 4 o 5 accordi e altri ne stiamo chiudendo, e offriamo questi gestori patrimoniali. Ne parlerà poi meglio dopo di me il direttore Sardelli. Poi l'ultimo tema di cui volevo parlare è quello della gamification.
Allora, noi vediamo che ci sono già dei casi, no, di intermediari, soprattutto online, che offrono dei servizi simili alla gamification. Ci lamentiamo che l'industria finanziaria non è al passo di altre industrie a livello di utilizzo digitale, quantomeno in fase dispositiva, meglio più che in fase dispositiva, in fase di investimenti. Sono convinto che per raggiungere certi livelli dobbiamo sicuramente creare delle condizioni, delle situazioni user friendly per chi utilizza questi servizi, semplificare il tutto, però nello stesso tempo anche diciamo, inserire una parte più divertente, più giocosa. E qua il fine è molto semplice, il fine è quello di fare education. Allora, le persone normalmente abbiamo capito che sono poco attente, dedicano poco tempo all'education per quanto riguarda gli ambiti dei servizi finanziari. Se noi riusciamo a proporre qualcosa di divertente, magari questa educazione aumenta, quindi il tempo a disposizione delle persone aumenta. Se riusciamo a offrire questi servizi di education, va da sé che queste nuove tecnologie potranno risultare più efficienti e più utilizzate dagli investitori. Anche qui abbiamo già iniziato a fare qualcosa, altre le stiamo pensando, diciamo, saranno poi sul mercato tra un po' di tempo. Abbiamo fatto dei fantacalcio con gli ETF, abbiamo fatto dei trading game, diciamo, tutte cose abbastanza tradizionali, poi nessuno inventa niente, però diciamo sono utili per dare dimestichezza agli investitori, quindi, e rivolgersi verso questi nuovi servizi di investimento. Io penso che, qua ho già concluso il mio intervento, io penso che tutto quello di cui abbiamo parlato deve farci riflettere, soprattutto quando in un'ottica strategica per i prossimi anni pensiamo alle nostre attività, che possono essere di consulenza tradizionale, possono essere di banca, di reti o anche di asset management. Se non teniamo in considerazione quanto abbiamo detto, difficilmente potremo avere successo. Grazie mille.